Avevano rispettivamente 17 e 16 anni quando si sono incontrati la prima volta. Non avrebbero mai immaginato che da lì a poco sarebbe iniziata un'avventura destinata a non finire più. Un'avventura che fa rima con amicizia, un sentimento che si è costruito giorno dopo giorno, quello tra Luigi Pignotti e Celestino Chiesa, che dopo 43 anni di lavoro tra macchine utensili e officine, sono in procinto di andare in pensione, con la consapevolezza di non volersi perdere più. Nel 79 abbiamo iniziato a lavorare, però ci conoscevamo già molto tempo prima, frequentavamo ballabili, l'Area 22, si andava a ballare assieme e abbiamo iniziato il lavoro assieme nella ditta Mandelli e il tutto è proseguito per vari anni, fino al 93, perché poi la Mandelli ha subito purtroppo un declino e per esigenze lavorative abbiamo cambiato ditta. Ci siamo ritrovati subito dopo ancora assieme in Jobs. In Jobs ci siamo tuttora e oggi è l'ultimo giorno di lavoro. Abbiamo lavorato sempre in coppia, soprattutto la notte, quando facciamo le notti, magari eravamo solo io e lui, quindi ci si dava una mano uno con l'altro, ci si aiutava e quindi anche questo ha creato ancora di più, ci ha legato ancora di più. Oltretutto anche la nostra amicizia andava fuori il rapporto di lavoro perché le nostre famiglie si conoscono, sono andato il suo matrimonio, insomma abbiamo avuto anche dei rapporti extra lavorativi, quindi adesso siamo in Jobs, ci manca poco, ci manca un giorno, cioè oggi è l'ultimo giorno, quindi speriamo poi che con i vari hobby, adesso lui è un presepista, un maestro presepista, speriamo adesso andrò a imparare a fare i presepi da lui. E io sono appassionato di foto, verrà a fare le foto con me, insomma, resteremo sempre uniti, ecco. La pensione quindi non divida quello che il lavoro ha unito. Luigi e Celestino sono pronti a vivere nuove esperienze tra presepi, fotografie e camminate nella natura, sempre con al centro il valore dell'amicizia.